all'atleta talk, anzi l'atlet talk, scusate, io non sono giovane come Federico Marconi, però spero di poterlo insomma sostituire degnamente, perché questa sera parliamo di e-sport e parliamo di come si forma un team, quali sono le figure professionali di un team e-sport e soprattutto insomma magari cerchiamo di dare anche qualche consiglio per chi amatorialmente vuole cercare di entrare in questo mondo. Ne parliamo con un sacco di ospiti, ma loro sono sicuramente insomma materia della mia collega Martina Procaccini, a cui do la parola. Buonasera a tutti, buonasera Simone. Come hai ben detto tu, parleremo di come costruire un team e-sport di successo e lo faremo con sicuramente chi ne sa un bel po'. Quindi abbiamo con noi Daniele Stizza, psicologo sportivo e e-sportivo, se possiamo coniare questo termine che ormai è assolutamente entrato nell'uso, e con Emanuele Di Vella, anche conosciuto, soprattutto conosciuto come Revilvage, che è caster E nel di... dubbio in quale nome dire lì tutti e tre a sto punto, per questo, brava. Esatto. Caster di League of Legends nel nostro to torneo Atleta League. Buonasera ai nostri ospiti. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie. Allora, quindi dicevamo, quali sono le figure professionali all'interno di una struttura così complessa come un team e-sport? Al di là del fatto di chiaramente individuare nelle varie epoche storiche del movimento una complessità sempre crescente di questo tipo di aziende, perché poi di aziende si tratta, Daniele, diciamo, quali sono proprio le figure di cui non si può fare a meno oggi nel 2020 per fare un team e-sport? E perché ridi soprattutto? No, me ne rido perché potrei dire la figura appunto dello psicologo dello sport, però Ah, andiamo, ok. andiamo con ordine assolutamente. Allora, appunto la complessità dell'universo e-sport, soprattutto dei team che si formano nell'ambito degli e-sport, pare una frase fatta, ma tutti i ruoli sono fondamentali. Come succede molto spesso anche in ambito sportivo, come possiamo vedere moltissime società sportive, magari nel mio ambito prendo più esempio in quella calcistica, tutti i ruoli presenti nella società sono fondamentali e in tutti quanti devono avere una sinergia, devono comunque girare nella stessa direzione, avere gli stessi obiettivi e portare avanti un progetto in comune. Possiamo traslare anche questo aspetto appunto nell'ambito sportivo. Abbiamo il player, ma il player è, possiamo dire, la punta dell'iceberg. Sotto abbiamo un mondo, abbiamo il coach, non scordiamoci i teammate, i compagni squadra, il coach, fisioterapista, nutrizionista, lo psicologo, salve, lo psicologo dello sport, che tengo a correggere ancora il termine psicologo e sportivo. Sarebbe molto arrogante, non voglio assolutamente utilizzarlo perché non è il mio modo di essere un psicologo dello sport con applicabilità nel mondo e-sportivo, perché poi vi dirò. Quindi lo psicologo dello sport, il media manager, il presidente, i fan, la famiglia di Sunny Player, tutti devono in qualche modo appunto avere il progetto comune di portare avanti questo progetto. E è fondamentale questa sinergia. È fondamentale che dove salta un ingranaggio, come un macchinario ben oliato, se salta un ingranaggio, poi risulta problematico, potrebbe presentarci molte difficoltà nel portare avanti il progetto comune. Quindi, alla risposta a quali sono gli elementi più importanti, tutti, io direi tutti, quindi in qualche modo strutturare un team di e-sport, è importante strutturare tutti gli elementi, non basta solo avere il pro player, il player più forte al mondo. Se non c'è dietro una struttura, si perde, si va a perdere. Ecco, io ho subito una domanda allora però sul tuo di ruolo e sulla tua di professione, no? Hai detto che appunto sarebbe un po' arrogante definire psicologo e-sportivo, quindi psicologo sportivo e però effettivamente con questa caratteristica, con questa specializzazione. Ecco, allora quanto sono uguali, quanto sono diversi sport ed e-sport? E come cambia quindi anche il tuo di approccio? Allora, diciamo, partiamo un attimino da un presupposto che una linea un po' generica. Metterli sullo stesso piano si perderebbe in qualche modo la concezione che abbiamo degli sport. Gli studi, moltissime ricerche, sempre in aggiornamento, ci dimostrano come moltissime
aspetti tra sport e sport sono in comune. Molti aspetti mentali, a livello di preparazione mentale, di gestione delle emozioni, dello stress, coordinamento, pianificazione, obiettivi, tutti aspetti estremamente simili. Ma paragonarli, metterli sullo stesso piano, è qualcosa che non dico neanche azzardato, in qualche modo sbagliato. Se ci perdiamo più nel mettere in parallelo questi due aspetti, ci perdiamo il conoscere approfonditamente l'universo eSport. Però la domanda è interessante, per il tuo lavoro? Per il mio, infatti io volevo arrivare, per il mio lavoro abbiamo, ripeto sempre, non è perché mi sono inventato io la professione, ma studi di professionisti di oltre Europa e non solo, dimostrano come gli interventi di psicologia sportiva in ambito sportivo possono essere applicati in ambito e-sportivo e ottenere benefici simili. Io dico sempre, questo da me professionista nella stizza, io molto spesso dico che ai miei atleti, io faccio il 3%, il 97% lo fate voi. Siete voi che giocate, siete voi che entrate in campo in ambito sportivo, siete voi che vi mettete davanti alla console e affrontate la gara. Proprio quel 3%. Il problema è che se quel 3% manca, poi tutto il restante 97% crolla. E questo la gente non lo capisce. Allora, questo infatti dico sempre, io però quel 3% vi può aiutare a voi a performare meglio. Ma non è che il mio intervento, per esempio, parlo sempre di me, come io lavoro, obiettivo principale è prima di tutto strutturare l'identità dell'atleta. Di atleta in qualche modo capisca cosa voglia fare. Magari hai quei ragazzi, dice voglio fare il pro player, ok, facciamo degli obiettivi insieme, vediamo, creiamo una tua identità. Non la creo io, la crea lui, però io lo aiuto a consapevolizzare. Io lavoro moltissimo sulla consapevolezza dell'identità del player e poi da lì ovviamente parliamo sicuramente dal lavoro anche riguardante l'universo del player, che non è solo la performance. Magari si pensa sia lo sport, lavoro solo sulla performance mentale. Aiuto il ragazzo a migliorare le sue prestazioni mentali e quindi prestazioni sportive. Quello è un secondo aspetto, quello viene dopo, è un aspetto che viene dopo, perché se prima non crei una base solida, come dico sempre, faccio sempre passaggi da sport in sport, molto spesso dico sempre agli allenatori che seguo, se voi non create una base solida per i ragazzi, in qualche modo una base che permetta di essere innamorati di quello che fanno, a lungo andare si perderà. Si perdono. Negli e-sport il dropout è dietro l'angolo. Burnout uguale. I ragazzi, se non vengono educati a vivere in maniera, passare il termine, anche giusta, ma sana, anche gli e-sport, ma anche la statistica a livello di età lo dice, anche tu mi confermassi, quant'è? A 18 anni già cominci poi, dipende sicuramente dai giochi, però comunque insomma più sei giovane meglio è, hai più voglia di spaccare. Però mi viene una curiosità, perché poi alla fine la stabilità e anche la costruzione di un'identità in un giovane è importante in qualunque aspetto, sia che faccia l'atleta o che faccia qualunque altro percorso scelga di seguire, no? Però qua parliamo di sport e quindi quali sono però le abilità coinvolte del ragazzo, insomma dell'individuo? Allora, proprio quelle cognitive, capito? Allora abbiamo, ne stanno molte, questo senza dubbio. Io ripeto sempre, lavoro molto anche sull'aspetto emotivo, soprattutto lavoro molto sulla gestione dello stress, gestione delle situazioni che possono portare un tilting, gestione della pre-gara, gestione di tutto, molto spesso mi capita anche di parlare di situazioni in cui devi gestire una situazione che non ti aspettavi. Hai studiato alla perfezione il piano d'attacco, la strategia o qualsiasi cosa riguardante appunto in quel determinato e-sport, c'è qualcosa che non va e dietro l'angolo
da un errore porta tutta una delusione emotiva e la tua performance, la tua prestazione va poi a perdere. Quindi gestire il momento, gestire l'aspetto emotivo di quella situazione, in che modo? Utilizzo anche molto spesso tecniche di respirazione, di rilassamento, di visualizzazione. Le tecniche di rilassamento vengono dal classico yoga, infatti è l'applicabilità di tutte queste tecniche che rende l'efficacia appunto dell'intervento. Perché se ti dico: Daniele, hai inventato un protocollo di respirazione? No, viene dallo yoga, che da secoli e secoli di esperienza, ma è l'applicabilità nel momento giusto. E uno dei obiettivi che io spesso mi pongo con gli atleti non è togliergli lo stress, togliergli la paura. Una cosa che dico sempre: l'emozione non si può togliere, l'emozione è qualcosa di imprescindibile, ma la puoi gestire. Io dico sempre che l'emozione non la puoi cancellare, ma la percezione dell'emozione e della situazione sì, la puoi controllare, in qualche modo limitare e renderla ottimale per la situazione. Se mi faccio prendere dalla disperazione in una situazione in cui non so gestire, come diceva le leggi di Murphy, se qualcosa deve andare male andrà. Quindi se non in qualche modo attiviamo un meccanismo di difesa a questa situazione, le cose lasciate a se stesse tendono sempre a peggiorare. Quindi non ho bacchette magiche, non ho strumenti, non trasformo la gente, li consapevolizzo nel gestire, li aiuto nel gestire la situazione critica quando si presenterà. Beh, che mi sembra assolutamente un ottimo consiglio. Prima parlavi di allenatori, ne abbiamo uno qua, quindi ciao Emanuele, tu sei un stato un coach di League of Legends. Se mi chiami Akira, sì. Devil Rage, che scusa, pare patta, scusate. Detto questo, dicevo, raccontaci un po' più o meno della tua esperienza, come sei arrivato a questo percorso. Sicuramente avrai iniziato come player come tutti, quali sono le caratteristiche che in un modo o nell'altro un po'... bravo, perfetto, no? Grazie. Prego. Allora, io ho avuto una strada molto diversa dal coach normale di esports. Io nasco e cresco come caster. Mi fu fatta richiesta di allenare un team, non da solo, perché ovviamente non avevo mai allenato un team, ma insieme anche altri coach, perché non esiste che c'è solo un coach, come non esiste che c'è solo un player. C'è il team dei player, il team dei coach, il team dello staff, ci sono, e ovviamente io facevo parte del team degli allenatori, perché spesso la gente confonde il fatto che esiste solo il coach. No, c'è l'head coach, cioè il capo coach, c'è il coach analyst, c'è il sub coach, ci sono tante tipologie di coach. Io facevo parte del team dei coach. Quindi mi è stato chiesto di partecipare a questo team che doveva allenare questo gruppo di ragazzi, e mi sono occupato di loro, ed è stata un'esperienza assolutamente unica, perché ho visto League of Legends da un altro punto di vista, perché io ero sempre lì a castare i ragazzi che giocavano nei tornei, ma non sono mai stato dietro dall'altra parte nel team che giocava un torneo, come senti, nel caso di PG. La risposta già la so, la domanda comunque è classica: quanto serve un coach all'interno di una squadra di League of Legends? So che la risposta è tantissimo, te la faccio comunque. Quanto servono i coach? Però ti chiedo un'altra cosa, visto e considerato che League of Legends è un esport di squadra, è anche comprensibile che un allenatore serva a tenere insieme il morale, nonché a correggere gli errori, eccetera. Però allora, anche negli esport uno contro uno ci sono un sacco di coach. Come mai? Cosa servono? Qual è la differenza? Allora, io posso già iniziare a dirvi che, ripeto, i coach non esiste solo uno, anche se magari voi ne vedete uno, sei vicino al team, o anche ad esempio nei fighting game, dove vedi il ragazzo che gioca e dietro c'è il coach. Sicuramente ci saranno altre 30 persone dietro che hanno allenato il player. Lo stesso vale per il team di LoL. Come figure principali, oltre all'head coach che ho già detto, i ragazzi hanno bisogno anche della figura, ad esempio, di Daniele, giusto? Sì, sì. Perché il player non è una macchina, quindi ha bisogno di essere seguito sia nell'allenamento, quindi dal coach, ma anche della figura che lo supporti mentalmente.
perché il ragazzo può andare in burnout, può succedere che abbia una crisi, sono dei ragazzi e quindi anche loro hanno i loro, no, momenti emotivi dei ragazzi, no? Anche, tutti quanti 18 anni hanno avuto il momento, no, dove ti gira la testa, ti parte la cabina e inizi un po' a provare nuove cose. Questa cosa ovviamente va a toccare la tua carriera da pro player. Lì hai bisogno di una mano, hai bisogno del mental, hai bisogno di un coach che ti analizza i dati, quindi lì entra a far parte l'analyst. Hai bisogno di troppe figure, dirne solo una, già solo una è importantissima. Quindi hai bisogno di tante figure, quindi 3 a 4 figure, e se ne manca solo una, il player va al baretto. Ecco, però focalizzandoci invece sul player, inizialmente anch'io avrei domandato, no, come ti diceva Simone, quali sono secondo te le caratteristiche che deve avere un player, le migliori caratteristiche che rendono il player il migliore, ok? E anche non soltanto le caratteristiche, ma anche le abitudini, no, le condotte che un buon player deve seguire. Allora, penso che la caratteristica migliore che un player deve avere, e che qui lo dico, in Italia non c'è, è che il player non si deve mai sentire arrivato. Questo è il problema principale che noi viviamo in Italia. Cioè il player arriva a un tot livello, mettiamo caso, non in tutti i casi assolutamente, poi nella maggior parte, mettiamo il caso nel PG, che è il torneo principale di League of Legends, il player arriva lì e si sente già arrivato, capito? Non vuole più imparare, non vuole più spronarsi e continuare ad essere più forte. Brava. Manca quella cosa. Beh. Manca quella cosa, perché il player una volta che arriva là dice: sono arrivato, capito? Sono Cristiano Ronaldo e via, sono fortissimo. No, penso che l'abilità principale che un player debba avere per effettivamente fare il player come lavoro è essere sempre pronto a imparare cose nuove per migliorarsi. E ci sono delle abitudini secondo te che vanno seguite oltre ad avere la caratteristica appunto dell'umiltà, cioè quotidianamente, no? Ci sono delle buone condotte? Sì, ad esempio la condotta del non giocare. Questa è una cosa che io dico spesso e sempre, anche quando faccio coaching singolo. Ovvero, ti sei allenato? Hai fatto le tue 2 ore di allenamento? Stacca, esci, fai qualcos'altro. Non giocare al PC, vediti un film, stacca la tua ragazza, non lo so. Questa è un'abitudine che i player non hanno. Finisco l'allenamento, vanno di nuovo a giocare. Non devi uscire, devi andare fuori, fai qualcos'altro. Stai con la tua famiglia, stacca, perché se continui a stare 10 ore sulla stessa cosa, esplodi. E tutto quello che hai imparato lo prendi e lo butti. Io qua darei un secondo la parola allo psicologo a questo punto. Mi domando, ma quindi le ore di gioco vanno soppesate? Allora, qui ci possono anche venire in supporto i nostri ospiti, nel senso, allora, se sei un pro player penso che minimo 6-7 ore quotidiane di allenamento le devi fare, poi ovviamente per staccare, quindi... Ma sai, dipende che cosa vuol dire allenamento, cioè quello che dice Emanuele fondamentalmente è corretto, all'interno della tua schedule di allenamento potrebbero esserci magari, ecco, diciamo che sono 8 ore, 4 le passi a giocare, 4 le passi a fare tattica, guardare video. Molti per esempio fare anche palestra, ma... sì, scusami se ti interrompo qua Kira, però alle 8, okay? Ah, okay. Cioè, un sacco di giocatori professionisti ti dicono che il modo migliore per raggiungere grandi risultati e quindi banalmente è imparare delle cose più in fretta degli altri, che in tutti i campi cerchi di fare questo, è come in tutti i campi guardare video di chi è più forte di te, passare il tempo non a giocare ma a guardare come hanno giocato loro per vedere quali ragionamenti hanno fatto. Se tu sei un player, diciamo, di un certo livello lo capisci e quello ti può aiutare molto di più. Conosco player di Magic, sappiamo entrambi, insomma, conosciamo quell'esport in generale, quel gioco, e uno di questi, Luca Magni, che è uno del italiano ai Ravals League, quindi è molto importante, lui dice che la maggior parte del tempo guarda anziché giocare. Se anche questo è vero, però mi piace collegarmi anche al discorso di Evelyn, che in qualche modo
ci deve essere un momento che devi scindere, perché quello che poi ti trasporti, forza, sei abituato a portarti anche l'aspetto emotivo in situazioni in cui dovresti distaccarti. Se in qualche modo tu ti alleni e poi ricominci a giocare, è come se riportassi anche l'aspetto negativo dell'allenamento in una simulata, in una pratica, in un gioco, che poi in qualche modo la vai a richiamare quando c'è una situazione importante di fare un torneo. Quindi è anche utile staccare completamente delle volte. Staccare completamente non si stacca mai, come dice che non si allena più. Io non voglio più allenare, dopo 60 anni lo vedi ancora in panchina con i bambini, perché è una passione, non ti fa mai. Però riuscire a staccare, passare tra virgolette, staccare la testa per alcune ore ti aiuta anche a ricaricarti, a rilassarti, per poi entrare in gioco più rilassato. Perché come dicevo prima, uno dei lavori che ritengo alla base è preparare il player a entrare in game il più rilassato possibile. Bravissimo. Se il ragazzo entra che è già carico emotivamente dell'allenamento precedente, che non ha staccato, tutto quanto lo riporta in gioco. Bravo. Lele, vuoi aggiungere qualcosa? Bravissimo. Anche tu, che prima vedevo che volevi dire qualcosa. Sì, perché ovviamente con allenamento tu che cosa ti alleni? Fai le partite di allenamento, fai le partite con altri team, poi fai VOD review, fai studio, cioè ti rivedi le partite che hai fatto, se ne vanno quelle 6-7 ore, 8 ore al giorno col team, anche da solo, perché comunque non è che ti alleni solo col team, ti alleni anche da solo nella solo queue, nel caso di League of Legends, poi devi staccare. Cioè, poi hai per forza bisogno di staccare, non puoi continuare, perché se continui tu mi entri poi in partita il giorno dopo, la mattina successiva, che già stai stressato. Un'altra cosa importante è dosare bene l'allenamento, perché se io in un'ora, mettiamo caso, da 1 a 100 ti insegno 80, poi nelle prossime, che ne so, 2 ore ti insegno 30. No, meglio se dosi bene, poco ma buono, tra virgolette, se non so se mi sono spiegato bene. Se poi tu vai a buttare tanta roba di allenamento singolo o di team, poi l'eccesso ti distrugge. Questo però è il mio parere, ovviamente ognuno c'è il suo metodo. Avevo una domanda per te, prima, mentre stavi parlando. Dimmi, dai. Quanto hai curato l'aspetto, quanto avete comunque nel team, quanto hai curato l'aspetto della comunicazione? Perché quando stavo guardando appunto la finale di LoL della Atleta League, nelle situazioni coincidenti, il mio primo pensiero è stato: chissà cosa ti stanno dicendo tra team, nella modalità, come fanno a gestire l'aspetto medico e quanto ci lavorano dietro i coach e i player. Allora, intendi la comunicazione in game o fuori dal game? Allora, io intendo... Sono due cose diverse. Sì, assolutamente. E vediamo quella però fuori in game, anche durante il training, magari durante gli allenamenti. Allora, i player fuori dal game, ovviamente noi cercavamo sempre di fare... team building, c'è un termine giusto per l'allenamento di emozioni tra i player, che coesione di gruppo, sì, giochini tra noi per fare amicizia, per collegarci anche emotivamente, che comunque è una cosa molto importante, perché se tu capisci com'è il tuo compagno, sinergizzi bene anche in partita. Io ero tra i coach il poliziotto buono, quindi io ero quello che li faceva giocare, si confidavano con me, capito? Non ero io quello che dava le bastonate, io ero quello che dava la carota, quindi io mi occupavo ovviamente anche di fare da collante nella community del mio team, li facevo giocare anche, non solo anche LOL, ma giocare anche altri giochi per stare insieme, capito? Non avere quella cosa del ok ragazzi, lo giochiamo insieme, ma dobbiamo vincere, dobbiamo competere al 100%, no, giochiamo insieme per divertirci, capito? E in game? In game, tu immagina che avevamo un coach che si doveva occupare del sentire la comunicazione della partita. Per migliorare questa cosa, facciamo allenamenti precisi per allineare la comunicazione tra due player, mentre gli altri player si allenavano nel guardare quello che facevano gli altri giocatori, quindi vedevano il punto di vista degli altri, quindi capivano anche come comunicare con loro, perché sapevano come il suo compagno di squadra giocava,
cosa dire, perché poi il problema, almeno attuale, che, o quello che ho vissuto io, è che comunque tu alleni dei ragazzi che hanno età diverse. Come puoi allenare il ragazzino di 17 anni, puoi anche allenare il ragazzo che ne ha 25, e al 100% il ragazzino di 17 anni non sarà mai, anche emotivamente, come parlo, come si pone, come il ragazzo di 25. Sarà molto più chiuso, sarà molto più difficile da farlo entrare nel team. Quindi sicuramente il metodo di allenamento, di comunicazione che hai con il ragazzo di 17 anni non sarà come quello che hai con il ragazzo di 25. Il problema dell'allenatore è che quello che tu devi insegnare al ragazzo o al team lo devi sempre contestualizzare, quindi non c'è un metodo giusto o sbagliato. Questo è il difficile. Penso che il difficile sia contestualizzare e capire qual è il metodo giusto da porre per insegnare ai ragazzi. Sì, che poi secondo me il metodo giusto, tra l'altro, cambia da ragazzo a ragazzo, che è quello che dicevi tu, ma in generale da ragazzo o ragazza, tra l'altro. O ragazza, e, sì. Fondamentalmente, un buon allenatore credo che per fare il suo mestiere al meglio debba essere diverso a seconda di chi ha di fronte, perché tutti hanno una leva motivazionale, che può essere il denaro, la vittoria, la calma, la ricerca della stabilità emotiva, chissà. E un buon allenatore deve far uscire le caratteristiche migliori di quella persona per raggiungere quell'obiettivo. E credo che sia, insomma, un lavoro molto molto complicato, una bella alchimia, no? Quindi praticamente anche dietro al coach c'è è necessario coach. Lo psicologo, esatto, cioè nel senso alla fine sì. Lo psicologo degli sport è giusto che sia dietro all'allenatore, in altre parole, insomma. Anche, ma il mental coach sta dietro al team, tra cui anche l'allenatore. Certo, anche per appunto accompagnarlo, no, in questo modellarsi su ogni ragazzo, come diceva Simone, perché è fondamentale personalizzare, credo, il metodo. Che poi prima, a microfoni spenti, Daniele ci raccontava proprio che tu sei psicologo di allenatori. Anche. Sì, sì, io collaboro da diversi anni con la FGC e molto spesso... e anche con altre società private, no? Infatti una proprio recente che sono appunto subentrato, tutti quanti i mister mi dicono: senti Daniele, allora c'è questo bambino, questo problema, tutto fermi. Prima di lavorare con i bambini, io devo lavorare con voi. Come voi vi rapportate con i bambini, non cambiare come siete, ma come comunicate, come vi relazionate con loro. Quindi migliorare l'aspetto comunicativo. Ecco perché ti ho chiesto della comunicazione, perché ho notato anche un'esperienza recente, ho collaborato con un team di Valorant. Gli dicevo: ma, okay, ma durante i break tra un round e l'altro vi parlate? No. Come no? Quella è bad come cosa. Ho detto: fermi tutti un attimo. Ecco perché dicevo quanto è importante. Poi in un tiro come appunto LOL, dove una frazione di secondo ti può far perdere un intero game, dicevo appunto com'è con un'intera partita, com'è appunto la comunicazione. Io è un aspetto che curo molto anche nell'universo sportivo, molto. Perché è fondamentale. Tra parentesi, questa cosa mi fu detta da un player, no? Che scherzosamente dicevo: ma ogni volta che gioco, io gioco per mia pura passione, nel backstage dicevo che sono del team Playmobil, che ho le mani così, quindi non sono abile, però gioco per pura passione. E confrontandomi con un player gli dissi: scusami, ma tutti questi termini, lutare, pingare, ma Daniele, perdonami, uno, sei vecchio, due, non è che lo facciamo tanto per fare, ma per migliorare e rendere più efficace l'azione, perché piuttosto dire andiamo a prendere, a saccheggiare quel cadavere, e sono 1, 2, 3, 4, 5 secondi, col termine lutare riduci i tempi di azione, di ascolto e di appunto poi di reazione alla situazione. E io ci ho detto: è vero, assolutamente è vero. Quindi ho cambiato completamente
la percezione. Cioè, sono un vecchio player, ho 35 anni, quindi ancora delle volte non sento i ragazzi, andiamo a lutare, pingare di qua e di là. Ok, ok, ci sono, un po' rilento, ma ci sono. Però ho capito di base l'importanza. Certo. Che solo da poi un confronto, poi la comunicazione ha molti lati negativi. Ad esempio, se si comunica troppo, c'è troppa comunicazione sporca, si crea white noise. Cioè si crea anche dei messaggi inutili che al fine del game non servono a niente. Quindi ci sono casi dove tu devi spingere il player a parlare e casi dove gli devi dare lo schiaffo al rovescio che deve stare zitto, no? Ad esempio, ho fatto la solo kill 1v1, non ci interessa. Ok, l'hai detto una volta, basta. Poi l'informazione deve finire là. Sto facendo un esempio, eh. No, ma hai tirato fuori. Il player continua a parlare e dire informazioni inutili. Hai tirato fuori un esempio, una cosa. È l'ultimo scherzamento, per esempio, è l'ultimo step. Quando comunque appunto mi confronto con gli allenatori, gli dico, ok, ci sono modalità di comunicazione in questo modo, di qua e di là. La parte tra virgolette semplice l'avete fatta. La parte difficile si chiama timing, il tempo in cui somministri l'informazione. Solo bravo. Dopo lo studio, il confronto, il lavoro, sai qual è il momento giusto, perché è la parte più importante. Se sbagli il timing, soprattutto negli esport, come sta appunto dicendo, può succedere di tutto. Quindi la parte più difficile è gestire e saperlo somministrare in quel momento, quell'atto comunicativo, quella situazione comunicativa. Quindi è importante, vedi, entriamo un po' più nel vivo, no? Perché ok, è importante, è venuto fuori l'aspetto comunicativo della comunicazione, ma affinché insomma non sia esasperato, esagerato, no? Come ci diceva Revil. Io vorrei fare una domanda a entrambi, diciamo per vedere se la risposta cambia a seconda dei diversi punti di vista, no? Parliamo di ragazzi molto giovani. Io sono un po' profana poi in materia, quindi quando si parla molto giovani si intende l'età minima? Io direi anche 12. Ok, quindi veramente ragazzini. 12, eh? Ok. Sì. Ecco, perché possono fare i tornei, però i player anche bravi stanno anche a questa età, se non anche in 11. Akira, tu che dici? Ah, ci sono a casi di esempio mondiali in cui ci sono anche degli ottenni che sono dei professionisti. Sì, sì. Ma vabbè, dipende dal gioco, però, perché tipo su LOL, tipo 15 anni, non puoi giocare a PG. E voi mi chiedete perché? Vabbè, ma questo è per quanto riguarda l'Italia, Emanuele. Perché quello ma perché perché c'è questa regola? Se io ho il ragazzino pro player di 15 anni che distrugge qualsiasi cosa, fammelo giocare. No, la regola è fatta da un punto di vista legale solo ed esclusivamente per una somministrazione dei premi. È impossibile dare un premio, che sia in denaro, eccetera, a persone che non stanno svolgendo regolare attività sportiva, credo, e quella va fatta dai 16 anni in su. Quindi è solo, ma guarda che è una cosa che succede. Qua però entriamo in un tunnel, Akira, che non finiamo più. Ripeto, però succede solo in Italia comunque, cioè nel senso, perché c'è una legislazione particolare. Poi in alcune leghe hanno dato delle età minime, ma insomma, altri non l'hanno date. E io però mi volevo soffermare sulle reazioni dei genitori. Anche qui apri di cielo, perché abbiamo anche articoli e di giornali in cui i genitori, ok, sei un pro player, bravo, mazza, puoi portare un sacco anche di vantaggi a casa, non vai a scuola. Altri invece che cercano di fare solamente uno e l'altro. Io da parte mia di psicologo dico sempre, ok, pro player, ok, ma bisogna prima di tutto portare avanti una strada parallela importante, gli studi, la famiglia, lo sport fuori, lo sport in campo, avere anche soprattutto crearsi un'idea di professione che non sia quello di pro player, perché se punti solo a fare il pro player e poi questo obiettivo fallisce, cosa fai? Io mi sono relazionato con moltissimi player che hanno puntato in qualche modo a fare solo il pro player, hanno abbandonato l'università o anche il liceo, fallito l'idea di diventare pro player, si sono trovati nel nulla, hanno provato anche a ricominciare a studiare. Quindi io promuovo sempre prima di tutto l'altro aspetto, portare avanti una via principale di studi, di sport. Non sei d'accordo, Simone? No, sono d'accordo, ma è solo figlio del fatto che uno su mille ce la fa. Cioè è la stessa identica cosa del calciatore. Io voglio fare il calciatore, papà, se mio figlio mi dicesse una cosa del genere, io gli direi
a figlio mio, tra l'altro io ne ho due, quindi insomma, i figli miei sono pronto a quando uno dei due questa cosa, guarda, uno su mille ce la fa, quindi ti conviene comunque sia tenerti aperti delle altre strade. Questo però non toglie che ovviamente secondo me se tu devi inseguire un sogno, per distante che sia, per difficile che sia, per incredibilmente tutto il mondo ti vuole male che sia, devi metterci una determinazione tale da un po' annullare il resto delle cose. Questo purtroppo non lo dico perché vorrei che i miei figli lo facessero, ci mancherebbe, ma quando tu sei su una strada ed devi è la strada quello. Del voglio fare il calciatore professionista e le persone intorno a te che si spera siano dotate di senno vedono che effettivamente ce la potresti fare, poi magari il momento di abbandonare tutto viene pure lì, no? Infatti, e sto parlando con lo sport, infatti è un consiglio che non darei mai a nessuno, perché io ho fatto l'università, mi sono laureata grande, c'ho lavoro, eccetera. Detto questo, rimane che parallelamente magari non lo so la mia sliding doors, ecco, se avessi preso quella io, infatti andare. Il primissimo step tra virgolette di un intervento che faccio è appunto quantificare e pianificare gli obiettivi. Dipende da... ok, magari se facciamo un esempio creato adesso ad hoc, un ragazzo come me 35enne, ok, che magari fa tre lavori per potersi voglio fare il pro player. Ok, se tu fai due lavori, quante ore di tempo hai a dedicarti, esatto, al tuo sogno? Esatto. Due fai, ore. Non puoi, è impossibile. Non puoi, ti voglio bene l'anima, ma non ce la fai. Quindi ecco perché dico quantificare gli obiettivi. Quindi quantificare gli obiettivi rientra nella costruzione identitaria di cui parlavi? È uno step che faccio sempre, che quantificare poi obiettivi a breve e a lungo termine. Sempre nel sottotesto di uno su mille ce la fa, ce ne sono mille, c'è lo youtuber, tutti vogliono fare lo youtuber, molto di più del pro gamer, uno su mille ce la fa, e poi l'attore, e poi la radio, e poi la TV, sono tutte strade che secondo me devono essere parallele a una cosa, come hai detto tu, importante, che comunque è la strada maestra tra virgolette, e tu devi, cioè, quasi annullarti, torni alla fine dell'università che sei stanchissimo, ma se tu vuoi fare il calciatore poi vai per strada e dai calcio al pallone, quello è l'idea mia, no? Quando vedi che però ce la stai facendo, il salto lo fai. E dopo è complicato lasciare. Cioè, secondo me il salto lo fai. Però tornando ai genitori, alla fine la curiosità è anche rispetto al fatto che comunque è una cosa nuova, no? Cioè è un mondo nuovo, come viene welcome, usando la parola inglese, alla player? Beh, ne stavamo proprio parlando prima con Simone di generazioni, no? Che cambiano, sì, quindi anche ancora questo sono cambiati. Però in generale anche questo aspetto, magari se un ragazzo dice alla mamma voglio fare il player di FIFA, ma che vuoi giocare a play e farlo, giocare a play è un sento ancora dire giocare a play è un lavoro, esatto, cioè, perché questa è una frase tipica, no, del genitore tipica. Ecco perché anche su questo, sì, vai. La frase perché lo youtuber è un lavoro uguale, sì, cioè, tiktoker si dice identica. Tiktoker sono un po', cioè, è una frase che vabbè, ma come anche dell'influencer ormai, sì, diciamo tutto quello che riguarda il mondo virtuale comunque trova un distacco, cioè, con la vecchia generazione. È un muro tra virgolette che non si può rompere a spallate, si deve rompere piano piano con la sabbia della cultura piano piano, e poi a un certo punto scopri che gli youtuber fanno un sacco di soldi e magari tuo figlio fa lo youtuber per davvero. Ecco appunto ecco appunto dicevo un altro aspetto, tornando proprio alla primissima domanda, un team è composto da tutte quelle cose che ci stanno dietro, quindi il player non è solo il player ma è anche un lavoro dietro al player, quindi lavoro anche con la famiglia, sensibilizzare su questo nuovo aspetto che appunto può diventare una professione, capire se veramente il figlio è quello che vuole fare, quindi accettare anche il desiderio del ragazzo, quindi c'è anche un lavoro sulla famiglia, come io lo faccio nello sport, faccio il lavoro anche sulle famiglie. Dicevi Rev? Ho sentito... No, penso che si sia bloccato, guarda, sembra la dice soprattutto se sono piccoli, però non si è riferito a quale... Ma voi non lo sentite? Perché ragazzi, molto... 18 anni, io ti sento, loro forse lo sentite? Allora no, loro no, non ti sentono, però io ti sento. Ok, loro siamo un attimo perso. Eccolo. Sì, vai, ti sentiamo tutti.
Inter, la mamma e il papà a un certo punto dice: ma questo ragazzo perché sta così tanto tempo al computer? Perché certo. Si sta allenando così tanto? Per quello, e tu ovviamente là, là devi fare anche da ponte, da tramite tra il player e il genitore, spiegare anche quello che sta succedendo. Soprattutto se è italiano il player giovane. Infatti guarda, uno dei commenti nella chat su Twitch è appunto che aspetta che me lo sono perso, mondo nuovo, qui siamo ancora molto lontani nel modo di pensare, quindi mi sembra di capire che insomma estero Italia ci sia una bella distanza nella mentalità, confermate? Sì, e voglia al 100%. Allora, capita spesso anche che quando alleni i ragazzi capita che se il ragazzo è il player, il padre o la madre è una giocatrice. Quindi questo è molto bello, perché comunque questo è lei, sono player esteri. Capita anche che il genitore spinge anche il ragazzo, dice: caspiterina, proprio così, anche se sono inglesi. Il mio bambino è forte, vediamo cosa può combinare in questo mondo dell'esports. Invece se il ragazzino è italiano, i genitori non dicono caspiterina, vediamo cosa fa. No, è ben diverso, è molto diverso. Simone, mi sento un po' di dirti che comunque, come si dice, idealizzare l'estero su un'idea di è proprio molto molto diverso non sia proprio correttissimo. Allora, è vero, non al 100%, proprio, però guarda, di più. È una cosa nuova anche, sicuramente di più, non c'è dubbio, però è una cosa nuova anche per l'estero. Non è una roba accettata bene per quanto riguarda l'Europa, per dirti. Chiaramente quando vai a parlare di Corea e Cina stiamo parlando di un altro mondo. Però parliamo però che è materia proprio loro. Ma stiamo parlando proprio di un altro mondo in generale, un altro mondo nei colori utilizzati, sai come sono fatte le farmacie in Cina? Hanno un colore completamente diverso da tutto l'Occidente. Quindi cerchiamo anche di contestualizzare bene, perché ti ripeto, non è che se tu prendi un tedesco che dice al genitore io voglio fare il pro player, il genitore dice dai, da paura, io pure tu giocavo a Counter Strike, mo no, ci alleniamo insieme. Non succede spesso questo, non so. Succede con una frequenza sicuramente maggiore in Italia. Tanto diciamo che se succede all'estero, sicuramente in Italia no. Questo è vero, per esempio all'estero è successo recentemente con una giovanissima promessa di Counter Strike, un quindicenne che è stato proprio avvicinato al gioco dal padre, che adesso gioca, è un professionista, è riuscito ad entrare nel team Heroic, bla 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 bla. Però vabbè, sono tante storie che vengono raccontate dall'eSport, che poi sono storie umane, e in questo caso sicuramente è vero che c'era a priori un padre che effettivamente ha giocato, ha generato un figlio come me, gli ha detto gioca che è tranquillo. È una storia del genere in italiano, l'hai mai sentita, Kira? No, ti preparo i bambini miei, sono pronti. però non vale, giochi sporco, perché comunque dobbiamo aspettare ancora un po' di anni. Sì, invece sì. Sto parlando di ora, capito? È questo il non è vero però che non l'ho mai sentita, dai, perché la sanno tutti la storia italiana, è la storia di Raynor. Raynor ha cominciato a giocare a StarCraft con papà Massimo a 9 anni. Quindi con un padre che non era un professionista, non aveva mai tentato, non sapeva manco che era, si voleva solo divertire, con un figlio appassionato di videogiochi e con un gioco strategico, però è lui che lo spinge al gioco, è lui che poi lo spinge a diventare oggi come oggi praticamente il rappresentante più importante del movimento in Italia. Bellissimo, abbiamo delle divergenze di opinioni tra questo, però non litighiamo, bello però questo, non litigate, se esatto. C'era Federico Marconi esatto. Ma perché esatto. Perché dobbiamo litigare? Ognuno ha le sue opinioni alla fine. Cioè, io rispetto le tue, a chi assolutamente. Io ti parlo di quello che ho vissuto io, ovviamente. Ma no, ma certo. Allora io proprio a te chiedo, se dovessi dare dei consigli come coach ai figli di Akira che diventeranno dei player, ecco, quali consigli sarebbero? Cioè, che per esempio delle tecniche di... Giocate mono rosso, fulagro. No. Per me ha parlato arabo, sinceramente. Ha detto una cosa di Magic, ma i miei figli giocano a Fortnite, ovviamente. Devi cambiare strategia. No, comunque, quali sarebbero delle tecniche per te di ottimizzazione della performance? Giocare poco ma bene. Perché se tu fai 10 partite dove performi al massimo le prime due, ma le ultime 8 giochi malissimo e scendi di elo, ti sei fatto solo del male.
Invece gioca al massimo con le tre game, gioca al massimo con i tre game, li vinci tutti e tre e nel restante tempo te li studi e capisci perché hai vinto. Bravo, bravo, non sono... sei da applausi, perché è una grande verità che tantissimi player non riescono a capire. Io per esempio. voi ridete, però è così. Ma giochi poco, ma bene, quindi ritorniamo al tempo sempre un po' controllato, di qualità. Detto quality time, brava, in queste terminologie inglesi. Quindi ma non arrivi a Monteverde? Scusa, in realtà sono di South Kensington. Quindi in realtà esiste un metodo un po' ideale, ecco, da come ci parli tu, no? Ma a questo punto mi domando, è più importante avere un metodo che non... Io da profana mi domando, qual è il legame proprio con l'intelligenza per essere dei player, dei top player? Molto la smartphone, Martina! Non sai che significa, sai che significa smarfare, Martina? No, ovviamente no, dai, su, Vuol dire, diciamo, giocare... Vabbè, non so come spiegartelo se non giochi a LOL, non fa niente, comunque. No, spiega. Come no? Hai presente? Scusa. Allora, guarda che hai... Akira, qua abbiamo un'altra divergenza, Akira me lo sa spiegare. Forse, non lo so, magari non invece sono boomer e non so che cosa vuol dire smarfare, ma usare uno smurf e usare un altro nick, no? Sì, è allora usare un account più novellino dove vai a distruggere i nabbi. Quindi il complimento è fare: sei uno smurf, cioè che sei così forte che sembra che stai, no, distruggendo i nabbi. Ah, ok. Comunque, lasciamo stare, andiamo avanti. Perché me lo smurfi a me? Che vuol dire? Mo ti faccio capire il metodo. Vabbè. Servono più allenatori. Hai presente quando a Dragon Ball arriva Namek? Che Gohan va dal capo namecciano. Ecco, mi hai visto Dragon Ball? Martina, adesso in grande me ne sto andando. Ciao. Sì. Oh. Benvenuta. Sì. Vabbè. Molto male, Martina! Oddio. Molto male, ma non fa niente. Ma meno andiamo male avanti, che ti sento un po' basso, perché sennò mi hai rotto il tifano. Comunque. Allora. Vai. Spiego comunque la cosa. Quando a Dragon Ball arriva Namek, Gohan, per risvegliare i suoi poteri, va dal capo namecciano, che lo risveglia, lo fa diventare molto più forte. Fai finta che Gohan è il player e il capo namecciano è il coach. Gohan, ovvero il player, deve andare a più capi namecciani e ognuno di loro ti spiegherà qualcosa, un metodo, che un altro coach non ti può spiegare. Quindi se un pro player diventa pro player al massimo, dove riesce a rilasciare tutte le sue skill, è perché più ha imparato più cose da più coach. Non potrà mai esistere un allenatore che ti spieghi e ti insegni tutto, sia mentalmente che di gioco. Ma sei tu come player che devi capire quale coach ti può insegnare che cosa, che ti può insegnare di più. Tu puoi andare anche dal coach migliore del mondo, non ti potrà mai insegnare tutto. Quindi vai a un coach e impari qualcosa, vai da un altro coach e te ne impari un altro. Io ti ho fatto il mio esempio principale, quello del metodo, del miglioramento del tempo, dell'ottimizzazione, se si può dire così. Sicuramente ci sono cose che io non ti posso insegnare e ti consiglierei al 100% di andare a una persona che sa qualcosa di più di me, meglio di me. E questa persona ovviamente non sa cose che io so meglio di lui, e viceversa. Per questo il player deve essere come Gohan, che va dal capo namecciano per imparare una cosa ogni volta nuova. Senti Daniele, questa argomentazione interessantissima mi ha fatto venire in mente una domanda. Nello sport, quindi non negli sport, si può dire la stessa cosa? Cioè c'è un allenatore di calcio che può essere nave scuola su tutto e ti insegna tutto, o invece ci sono, è meglio andare da più allenatori anche lì? Allora, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Bella, però è tutto bella grazie domanda a te, Emanuele. È vero, l'input è venuto dal collegamento. Allora, che ti dico così? Allora, molto spesso io, tornando a quel discorso che vi dicevo, che di confronto e lavoro con i tecnici per creare una base solida affinché il ragazzo viva piena passione, puro amore per lo sport, quello ti porta anche a dire: ok, mister Marco mi ha insegnato l'amore per questo sport, sono cresciuto, ho studiato la scuola calcio, sono andato da un altro coach, mister Maurizio mi ha spiegato un'altra cosa, mi ha fatto crescere sotto altri aspetti. Quindi alla fine il ragazzo sarà, sai cosa, delle volte io scherzosamente dico sempre la prova del 9, magari il ragazzo è arrivato magari a
30 anni, no? 35 anni, ha vinto di tutto, no? Però ti dice, oh, mister Simone, quanto mi sono divertito con te. Quindi alla fine, solo alla fine del percorso, lui capisce dove ha preso di più. O in qualche modo ogni mister mi è stato utile per una determinata fascia d'età, determinata motivazione c'è che vivevo. Bravo. Però è alla fine il percorso che magari poi un attimino tirare le somme. Sì, con mister, ma con mister Simone ho vinto. Però con mister Daniele mi sono divertito. Quindi delle volte anche arrivi alla fine del percorso. Hai capito? Sì, con me ha vinto. Ah no, scusa, con me si è divertito. Infatti. No, vabbè, ok, scusate. Quindi sì, no, il parallelismo mi piace un sacco, sì, assolutamente. Ogni coach ha qualcosa da poter insegnare al ragazzo. E bravo, poi, Daniele, ti darei un bacio in bocca, ti darei, bravo. Beh, ora proprio, insomma, attraverso lo schermo. Cioè, ci sono limitazioni. Non mi sfidare, Martina. Non mi sfidare, glielo do lo sport. No, ma t'ho visto quanto, insomma, che verve che ha quando prima si è arrabbiato, no? No, quello è l'amore. Quando mi emoziono, l'amore è importante. Mi faccio pagare dell'emozione. Ok. Comunque, a questo punto mi domando: quali sono i problemi, però, legati agli e-sport? Ci saranno dei problemi emergenti? Per esempio, penso anche un po' alla dipendenza. È un problema emergente? Lo domanda entrambi. Le mie domande sono per entrambi. Quando non specifico. Giusto per fare un po' di contesto, ci pensi. Vai. La dipendenza dei videogiochi è stata effettivamente, dopo essere stata teorizzata, e i giornali italiani hanno scritto: i videogiochi sono una malattia! Non era vero? È stata effettivamente promulgata dall'OMS come un disturbo, una malattia, relativamente a quella che si chiama in inglese l'abuso di internet. Fondamentalmente è una roba all'interno, comunque, esatto, di un'addiction relativamente a social network, eccetera, e ci sono anche questi videogiochi. Inutile dirti che io onestamente sono a favore di questa teoria, sono d'accordo con l'OMS, perché nonostante io sia uno dei più grandi appassionati di videogiochi che conosca e ami questo medium più di me stesso, chi lo sa, lo vedo con i miei occhi critici e vedo che le software house, mano a mano che va avanti il tempo, cercano chiaramente dei sotterfugi, lasciami dire, per tenere incollati i ragazzi sempre di più agli schermi. E su questo chi dice il contrario dice una bugia. Allora, quindi torniamo anche a quel discorso che diceva Reb sul fatto di staccare. Anche questo staccare ti permette da poter evitare questi tipi di addicted, questi tipi di situazioni. Ecco perché dico sempre di dover scindere le cose. Rispetto a tu l'hai detto ieri, sei stato chiarissimo, anzi proprio mi sembra due giorni fa ho sentito Mauro Lucchetta che parlava di questo aggiornamento sul fatto sulla dipendenza dal gaming, e come anche su certi aspetti quando parliamo di questo intervento parliamo di intervento terapeutico, e quindi scindiamo le figure. Lo psicologo, lo sport si ferma su certi aspetti. Io molto spesso con i miei atleti sportivi e sportivi, quando ci confrontiamo, se portano qualcosa che va oltre la mia sfera, quindi non di terapeuta, certo, io mi fermo. Dico e no. Perché devo andare allo psichiatra? No, ma a Lourdes potete andare, no? O però potete andare da un terapia, da, appunto, da uno psicoterapeuta. Okay, io non sono psicoterapista, sono psicologo, però d'accordissimo su questo discorso, tenere le orecchie, come dice a Roma, le orecchie appizzate, come si dice, siamo attenti perché sì, effettivamente è un fenomeno che si sta presentando e si presenterà ancora di più. Non diciamo che la pandemia ha aumentato le cose, già c'era prima e sta sempre più crescendo. Ma quando è che si può definire dipendenza? Però se prima parliamo di un allenamento di 6-7 ore al giorno, non è un dato dal tempo, non è dato dal tempo. La dipendenza, tra l'altro consiglio a tutti il documentario Not a Game, presente su Netflix, che spiega molte cose, tra l'altro dell'e-sport, dei videogiochi competitivi, dei videogiochi in generale, dei videogiochi online e anche sulla dipendenza. E cosa dice? Fanno parlare degli psichiatri e dicono che fondamentalmente non è mai il tempo, ma il perché. L'ossessione. Il perché. Bravo. Perché tu giochi. Se tu giochi perché tu non hai più stimoli nel mondo reale, poi a un certo punto arrivi a non parlare con le persone perché rifugi lì, quello è un problema. Se tu
giochi 8 ore al giorno, ma lo sai, perché ti devi allenare per un torneo, è bella, cioè, perché se no io faccio sempre la stessa obiezione e dico, e allora la dipendenza da studio non c'è? Perché quando io ho fatto l'università e c'avevo un esame, mi è capitato di studiare 8, 9, 10 ore al giorno, mi è capitato, perché c'avevo un esame, non sapevo bene l'argomento e ho fatto giornate chiuse, io ho fatto ingegneria e quindi mi è capitato. Poi finito l'esame, non studiavo per mesi. Ecco, magari, appunto, vedi, okay? Qua lo step si muove. Allora uno guarda solo dall'esterno la situazione, dice guarda, quello ha studiato 9 ore, dipendente dallo studio, nessuno te lo vorrebbe mai a dire, no? Sapevi anche che l'allenamento. C'era studiato. Cosa, Remi? Anche l'allenamento, tu 8 ore di allenamento lo fai quando il giorno dopo devi fare il torneo della vita. Non è che se tu stai in un momento di pausa fai 8 ore di allenamento, assolutamente no. La stessa cosa vale per l'esame del signor Akira. Signore! Signore! dell'anziano, no? Dell'anziano! Vabbè, ci fai arrabbiare Simone. Ecco, per esempio, nei commenti qualcuno chiede se il poker online può essere considerato e-sport. Bellissima domanda, ne parlavo recentemente con... Senza dubbio, secondo me. Allora, sì, come anche gli scacchi, allora. È lo stesso discorso. Poi, se tu vieni a parlare con me... quando io sarò il padrone del mondo, ok, e deciderò tutto, manca poco tra l'altro, mi sembra comunque un dibattito ragionevole, già come l'hai esatto, ti ho fatto uno spoiler, io farò una differenziazione tra e-sport e e-games, cioè okay, dove c'è una necessità fisica, anche minima, prendere la mira in Fortnite, micrare e comunque tirare la spell giusta, quindi una skill meccanica di League of Legends eccetera, ricade in eSport. Dove invece non c'è questo bisogno di un'abilità, il poker, Magic che gioco io perché sono vecchio, oppure perché sei il signor Akira, esatto, quindi colpa di Revillage, gli scacchi eccetera. Mannaggia, quello è la croce sul cuore, c'è un po' e-games, ok? Però ti ripeto, non è una differenza, io non mi posso ancora troppo dire il padrone del mondo, quindi chiaramente secondo me se è una competizione che viene svolta tramite dei computer è un e-sport. Però ti faccio una domanda, Simone, perché beh, lo sai, in qualche modo viviamo questo ambiente comune sportivo. È anche deformazione professionale fare la domanda giusta che tiri fuori l'input giusto. No, perché... Così poi mi psicanalizzo. Attenta, la posizione è quella. Perché appunto, allora dicevo appunto... Sta facendo una seduta, Daniele. Sì, infatti dopo poi... Magari, tanto ce l'abbiamo tutti in bisogno. Quanto era? 50 euro? Alcuni pure 80. Sai chi paga? Il panino che mangi dal McDonald's, te lo pago io. E tutto sa. Perfetto. Questo è per Revil, noi qui siamo in compagnia di Mattia, che fa pure rima, compagnia Mamma, di Mattia. Quanto è tutto... bello Mattia, io già lo vedo da dietro gli schermi. Io già lo vedo, c'ha 3 schermi, 4 tastiere. Che poi che cosa devi sa fare 4 tastiere che è un computer? Ma lui ha 4 tastiere sì. Con 500 monitor, è incredibile. Esatto, è proprio questo, a vedere. È proprio questa scena. Comunque, per chi non lo sapesse, Mattia è il nostro regista, scusate. No, dicesi. Applauso a Mattia. Ciao Mattia, un bacio. Lui, niente, lui comunque ce l'ha con questi baci dallo schermo, il nostro Revil. Siamo in epoca Covid, basta baci. Giusto dallo schermo, d'altronde. Ma lavoro importante. Ti dicevo appunto della gestione di prendere la mira col mouse di qua e di là. Delle volte però a livello di situazione di stress può anche avvenire un misclick, quindi... Certo. E qui e là non è coordinazione. No, dai, messo a dire misclick. Lì però c'è stata una situazione in cui non hai coordinato la... Non sono d'accordo. Non altre divergenze di opinione. Quello di è un problema, che è quello che dicevi assolutamente prima tu, di emozione. Cioè tu c'hai un tasto grosso così, c'hai il tempo che comunque è ragionevole, perché saranno 30 secondi del tempo, devi andare lì e premere, però se in quei 30 secondi devi pure pensare, gestire l'emozione, piangerti addosso, fare un'altra attività, mangiarti una caramella, magari poi sbagli a premere il tasto, però non lo puoi paragonare come ti devo mirare in testa in un FPS. Non ho detto la stessa cosa, Simone, però sulla base è quella. La base. Revil, secondo te? D'accordo, non lo so. Qua sei d'accordo con Akira o con Daniele? Sono d'accordo con Akira, con il signor Akira, scusate. Bravo, sì, porta rispetto, hai capito? Scusa. Anzi, lei mi devi dare. Adesso mi dai delle. Sono d'accordo con il signor Lei Akira,
Però se misclicchi a tappare una terra su Magic, meriti di perdere, diciamo. Lui continua a parlare arabo, mi vuole escludere dalla conversazione, è chiaro, va bene. E quindi per te il poker online è o non è un e-sport? Dove posso rispondere, Martino? Mannaggia, non lo so, non so rispondere. Non ti so rispondere. No, a noi non ci piace la neutralità. Non lo so. Io penso che lo sia. Svizzera? Però... No, sicuramente, no, sicuramente il poker non è League of Legends. No, ecco, questo. Però io però non ritengo e-sports anche altre determinate cose che altra gente ritiene e-sports. E quando tu sarai padrone del mondo non lo saranno, vedi? Quindi dobbiamo è una questione di generazione. Sì. Perché ci sono dei giochi fatti male che non possono essere e-sports. No, no, ma diciamoli, dicceli. No, non li diciamo perché mi arrestano. Però esistono. Marvizio, e tutti li stiamo pensando in questo momento. Anche tu che ci stai sentendo. Sai benissimo a cosa mi riferisco. Mannaggia, ci sono dei giochi bruttissimi. Bruttissimi proprio, che non si possono dire e-sports. Comunque. No, è un e-sports. Counter Strike. Vabbè, sei di parte, dai. Ma anche, tipo, anche altri giochi che non gioco, come Counter Strike, Valorant... Overwatch, quello è esports. Tu vedi proprio il player che c'è skill, c'è emozione, che è la prima cosa. C'è skill, c'è abilità, c'è competizione. Poi ci sono altri giochi dove più statici. C'è troppa RNG. L'RNG non deve esistere, assai. Io ti ringrazio. Poi c'è il fattore. Fattore aiuto se vai indietro. Questa cosa me l'ha spiegata Akira su un videogioco. Che abbiamo, quando abbiamo fatto una bella chiacchierata. È tutto vero, signora tutto Akira, vero, tutto vero. Volevo tirare una testata sul muro quel giorno. Però dammi del lei, ricordati. Mi scusi. Dall'alto della sua autorevolezza data dall'età. Ma c'è che poi lui, ripeto, ha ragione. Ed è una cosa che comunque anche io, sempre quando sarò padrone del mondo, farò. E per me, per esempio, tra l'altro la faccio molto più facile di te, Emanuele. Non è e-sport tutto ciò che non ha la modalità spettatore. Hai visto? È stato un attimo. Quindi diversi parametri di definizione stiamo trovando. È stato un secondo. Ma detto questo, purtroppo siamo tutte e due in errore e sicuramente tutto ciò che tramite un computer permette di sviluppare una competizione è e-sport. L'unica cosa è una bella riflessione, in verità, la tua domanda. Hai fatto tutte domande molto molto poco banali. Applausi. Grazie. Di nuovo. Perché il discorso del poker effettivamente aggiunge una variabile all'interno del discorso competizione, che è quella del budget, che non so bene come trattare, ok? Però ripeto, è una domanda super specifica. Cioè, metti che ci fossero dei perché ci sono, tra l'altro, dei tornei di poker il cui buy-in è 5 euro e poi tutti hanno le stesse fiche, metti 40.000, ok? E vince chi riesce ad arrivare fino alla fine, quindi chi le perde più tardi. Per me quello è completamente paragonabile a un e-sport, va benissimo, no? Però invece quello dove tu c'hai un budget diverso, io e Martina abbiamo due portafogli diversi, io mi posso permettere di rischiare di più e tu di meno. Ah, questo non lo sapevo, vedi? Questo non lo sapevo. Quindi praticamente è pay to win. Hai più risorse per poter giocare. È diverso. Non lo sapevo. È un po' diverso, però sì, cioè, lo puoi definire. Nel senso, se io mi siedo al casino e ho i milioni e uno mette faccio all-in, a me non me ne frega niente di fare all-in perché ho i milioni. So più facilitato, esatto, credo che sia una cosa evidente, no? Cioè, no. Certo. Io invece dico dall'aspetto mio psicologico. Allora, qua il discorso si blocca perché tu vai a creare differenza tra i player. Tu fai differenza tra i player non in base al loro skill, ma in base anche al loro portafoglio. E questo non dovrebbe esistere. Certo, sono d'accordo. Però ma... io allora, tornando sempre su questo tema caldo che conosciamo, nel poker però, per esempio, tralasciando i buy-in, i pay-to-win, a livello proprio di modalità di gioco, non è neanche, tra virgolette, un card gaming e-sport, perché, per esempio, nel poker tu non sai cosa l'altro. Vabbè, pure negli altri card game non so cosa l'altro. A Magic puoi avere la lista del mazzo che giocherà. Beh, mica è detto, adesso online purtroppo si fa così, ma prima non si faceva così. Anzi, io tra l'altro odio le liste rivelate, se vogliamo parlare arabo insieme a Martino. Però, concordo.
Però la dinamica è differente, ecco no, perché... dai, siamo lì, cioè nel senso c'è un mazzo di carte, nasconde le cose, devi fare dei calcoli matematici. Mo, bra, vogliamo dire che il poker chiaramente... Mo, sicuramente mi pentirò di queste parole. Attento. E si incazzeranno tutti a un bassissimo livello di skill, perché è il gioco più semplice, è normale, è vero, ma è così, non si può negare. È più semplice come gioco, tu devi incastrare le coppie, poi... c'è tutto l'aspetto psicologico che non è semplice per niente. Molti player hanno anche lo psicologo. Ma matematicamente, un po' di pressione, no? Un po' matematicamente è più facile di una partita a scacchi, una partita sì, sei d'accordo, sì, no? Sì. Così come di una partita a Magic. Il Magic è più però difficile. Però tu a Magic, quando vai a fare i regionali, tu non sai l'avversario che cosa ha. Per no, quello là entra anche in campo la skill del player nel side deck, perché tu devi prepararti su tutto il meta. Sì, anche, sì, vabbè, sì, ma qua entriamo molto però più però nel poker diverso. Non ti puoi studiare, non hai un meta. Puoi studiare le strategie come puoi fare il Magic. Occhio, perché comunque i giocatori veramente professionisti di poker, comunque alla fine il meta ce l'hanno sui player. Perché conoscono come giocano gli altri player e quando il tavolo ha dei player remissivi il meta di quel tavolo è definito, mo usando una parola che chiaramente è molto videoludica per un gioco che di videoludico ha poco, però stiamo sempre parlando di calcolo matematico, cioè si tratta di, come si chiama, adesso non mi viene la parola, geometrica, la ne hanno fatto anche un film su ipergeometrica, tra l'altro, in verità non geometrica, comunque Moneyball, distribuzione, no? Ipergeometrica, che sono è la base delle teorie statistiche per tutti i giochi di carte, quindi applicata al poker, dove però nel poker devi fare dei calcoli un po' più semplici e sempre con la distribuzione ipergeometrica. Su Magic devi fare dei calcoli molto più complicati, perché non devi gestire solo che punto c'ho, che punto c'hai, ma che c'è a terra, che non è quello che fa, bla 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 bla. Chiuso il discorso qua, scusate. Bene, una bella parentesi, una bella querella. No, però è, ripeto, secondo me quella cosa del budget andrebbe tanto vista anche psicologicamente, perché l'avere dei soldi in gioco non è proprio degli sport. Tu negli sport metti il tempo, no? Allora tu, come dice lui, Emanuele, prima ti puoi incazzare se perdi una partita e poi ti rovini tutta la giornata. È normale, no? Perché hai perso dell'elo, però non perdi mai dei soldi. I soldi mettono un fattore psicologico in più sul tavolo, secondo me sì. Assolutamente questo sì. Questa... Quindi anche quella, una gestione dei soldi che poi sono la risorsa all'interno del poker, che secondo me, capito, non lo puoi vedere come i soldini di StarCraft, cioè, assolutamente anche questo fa parte della preparazione, come dicevo sempre, tornando agli obiettivi. Vuoi essere un pro player di poker, ok, qua, ma c'è anche questo aspetto del budget, certo. Cioè, quindi prepariamoci mentalmente, nel senso che sei consapevole, scelte e conseguenze, che poi secondo me lo puoi tranquillamente fare. Anzi, se tu aiutassi qualcuno che gioca a poker sicuramente migliorerebbe, perché tu dici ok, quanto puoi perdere, quello da lì tu non esci, vedi se da quello riesci a vincere e così vai. Comunque io ho una domanda un po' provocatoria, adesso budget, non budget, poker, a tutti e tre questa voglio fare. Cosa, io da profana voglio sapere cosa c'è di attraente nel vedere giocare qualcun altro senza partecipare, perché effettivamente sono strapopolari, no, questi e-sport, quindi vengono proprio anche seguiti. Si sta scaldando dall'altra parte, esatto, è pronto, esatto. Vai, mandiamo i giovani, vai, liberiamolo. Vai, giovani, capirai, mo mi aggredisce. Io qua parlo da caster. Vai. Prima dell'esperienza e di tutto quello che succede nel campo c'è l'emozione. Quando vedi un pro player che fa una cosa incredibile, non contro un team della parrocchia, ma con un altro team che si è allenato tanto quanto lui, quindi succedono diciamo dei mattoncini di micro giocate incredibili uno sopra l'altro. Questo livella l'azione della partita a un livello incredibile. Succede una cosa incredibile. Tutti quanti sanno la giocata di Faker che fece nell'uno contro uno con Zed. Ci sono tante altre azioni, Wombo Combo nei videogiochi, il fight full parry a Street Fight. Non so se avete capito a cosa mi riferisco.
cioè ci sono momenti, ha capito tutto Martina, ti preoccupa, infatti stavo a ricordare i momenti, capito? ci sono momenti, ero troppo presa dai ricordi. Ci sono momenti nell'esports dove tu dici mamma mia guarda che ha fatto quello in un microsecondo, poi in un altro microsecondo guarda come l'altro avversario ha risposto alla grande giocata fatta dal primo, e quindi dai, inizia a crearsi una questione di emozione, è una questione quindi di emozione, perché sì, poi alla fine, sì, di base penso che il denominatore comune esports e sport sia proprio la competizione. Sì, sì, ma l'emozione, certo, comunque è un parente. Tra l'altro, cioè, per rispondere alla tua domanda, la strada facile è: tu segui qualche sport, Martina? Sì. Tifi qualche sport? Sì. Ti emoziona a vedere qualche sport? Sì. Identico. Niente di più, niente di meno. Bravo. Perché tra l'altro quello che ti voglio dire è che all'interno di una partita di Counter Strike, perché League of Legends a me non mi piace, No, gliel'ho fatta a lui, glielo sto facendo al signore in legge apposta. Al signorino, scusa. E, rispetto a una partita di calcio succedono, sei sicuro che succedono cose? Che è una cosa che cioè tu potresti andare a pagare un biglietto per una partita. Il calcio è un tempio, no? Uno vuole, come se andasse a teatro, a vedere uno spettacolo, sono i 22 gladiatori, che tutta questa poetica che c'è dietro. Finisce 0-0, due tiri in porta, ti sei fatta due così e fondamentalmente dici perché ho buttato il mio tempo, i miei soldi, eccetera. È molto complicato che una partita di sport questo succeda, perché succede, per carità, succede, ma è una serie di batterie, è tutto velocizzato, è tutta alla MTV Generation, cioè veniamo da un mondo in cui le battute, se non le fai una dopo l'altra, alla Simpson, non funzionano più, ok? E l'eSport più o meno fa questo parallelo. Però la domanda non è banale, cioè perché vedere gli altri giocare? L'altra risposta che ti do, che è... effettivamente non risponde bene, perché sarebbe solo di una nicchia, poi faccio parlare Daniele, è per imparare. Quindi cioè fondamentalmente la community eSport rispetto alla community per esempio del calcio c'ha questo di diverso, che un giocatore che tu vedi giocare in una partita mega iper professionistica, non è raro che tu te lo ritroverai davanti in una solo queue, in un server non privato. Infatti lo dicevi anche prima quando parlavamo un po'. Quindi, dell'allenamento, esatto, se sei proprio in rubare anche con l'occhio negli altri. In mezzo alle partite che tu fai puoi trovarti a competere con questo idolo che tu hai visto fare delle cose, come ha detto il buon Emanuele, incredibili. E questa cosa qui secondo me è per i ragazzi che comunque seguono le partite è molto importante, almeno io credo questo. Daniele? Allora, io apro una piccola parentesi perché non mi ricordo il nome, dammi una mano Simone. Allora, io ho riscoperto la passione per vedere appunto gli altri giocare vedendo un video vecchissimo del più famoso, dicono, il più famoso comeback di Street Fighter 2. Daigo. Bravo, io a quello mi riferivo, alla Full Perry che le ha fatto. Io da 35 anni rivisto, mi sono Daigo contro Justin Wong all'Evo 2004. Babba via. Mi sono venuti i brividi perché ho cominciato a correlare tutti gli aspetti proprio di rapidità dei movimenti. Mi sono andato sull'aspetto lavorativo e ho detto è qualcosa di, fermiamoci un attimo, che veramente è un talento, perché poi era sportivo, era perché poi quel Street Fighter era tutto un Perry manuale, quindi è dovuto come mai questo salto nel passato per arrivare a dirci cosa? Arrivarti a dirci che molto scusa, io che mi sentivo esclusa, capito? Perché io non lo ricordavo, quindi volevo facciamo anche tornando sempre su un aspetto anche di un discorso generazionale. Molta anche della passione videoludica che parlo io personalmente che ho è perché da quando ho 11 anni che mi piace giocare ai videogiochi, quindi anche l'osservare viene da una passione interna. Magari se adesso a un ragazzo di 35 anni che non ha mai avuto la passione per giocare ai videogiochi fai vedere gli eSport, sul momento dice no, fermati, magari a lungo andare si appassiona, rispetto magari una persona che la passione già ce l'ha dentro. Mario è un pochino, poi vede una cosa, come mi è capitato a me, ho detto, ho rivalutato tutto l'aspetto dell'osservare qualcuno giocare. Quindi tu pensi sia un fatto proprio di una passione interna che nasce, secondo o ce me l'hai ci o deve non essere. Ce l'hai? Secondo me, cioè, adesso io parlo di generazioni perché adesso è molto più frequente questa passione nei ragazzi.
Mi piace questa chiusura del cerchio, no? Che alla fine siamo tornati dove siamo partiti. Daniele ha iniziato con la prima domanda dicendoci: è sbagliato focalizzarsi sulle differenze o le analogie tra e-sport e sport, perché poi si perdono un po', diciamo, i pro e i contro dell'altro, di entrambi, scusate. Però poi alla fine abbiamo capito qual è il denominatore comune, cioè l'emozione, che comunque non li distacca poi alla fine, anzi li mette proprio in uno stesso binario. È proprio quello. Tutte le volte che ti chiedono: ma perché Akira sei venuto a fare il caster, qual è il tolto? Perché mi emozionava a me vedere la gente giocare a quel Quindi gioco. Trovato questo denominatore comune, io adesso darei tre consigli, diciamo, se vogliamo, sia da Revil che da Daniele, ma anche da Simone, tre consigli per costruire un team competitivo. Quindi tre consigli da diversi punti di vista, che sono quello di ognuno di voi. Facciamo andare i giovani. Vai, giovane. Mettere l'amore e l'emozione la prima cosa, dare il massimo al 100% per migliorarsi e non sentirsi mai arrivati. Queste sono le tre cose principali, perché la gente fa un piccolo passo, come ho già detto prima, già si sente arrivata ed è il fine della sua carriera quella. Invece no, devi continuare, non ti devi mai sentire arrivato, ma non ti devi mai sentire arrivato, ma devi comunque continuare a dare il 100%. Questa cosa è molto difficile. Per continuare ad emozionare, Daniele? Allora, io direi tre aspetti importanti. Uno, chiamiamolo scelte e conseguenze, ovvero il tuo obiettivo è comunque creare un team competente. Sappi che ogni scelta porta una conseguenza, quindi il discorso che tornavamo prima, no? Di una scelta di ridurre alcune cose per portare avanti un sogno. Quindi essere consapevoli della propria scelta. Poi metterei anche un altro argomento che qui penso prenderebbe le ore, però volevo tirarlo fuori quando Rev parlava appunto del coso. Capire anche il ruolo che ha in quel team, perché ogni player di ogni team ha un ruolo di leader. Interessante. Questo, capire questo il ruolo. Poi prenderebbe prossima settimana. Un talk a parte per questo. E anche io metto l'aspetto che ho trattato prima della comunicazione, affinare la comunicazione tra team. E questo infatti era un aspetto venuto fuori anche durante la discussione. Che poi, Simone? Guarda, io non aggiungo niente, perché i miei due colleghi sono stati bravissimi, hanno detto tutto quello che volevo dire io, e l'unica cosa che voglio dire è che tutto quello che loro hanno detto, ed è molto interessante, lo trasli perfettamente alla vita. Cioè l'e-sport, lo sport, ma è vita, cioè nel senso dare il massimo, impegnarsi, essere appassionati, comunicare bene, è tutto. Ed è un aspetto, tra l'altro, nel mondo del lavoro sta venendo sempre di più valorizzato, e le aziende continuano a fare effettivamente colloqui in cui chiedono anche, perché no, se sei un videogiocatore eccetera, perché le skill trasversali, quindi quelle che vengono definite nel mondo del lavoro soft skill, sono effettivamente molto traslabili. E in questo caso l'e-sport, che se vuoi è la maniera più complicata di giocare a un videogioco, quella più difficile, non c'è dubbio, no? Perché non è più confrontarsi con la macchina, che la puoi fregare un po', ma confrontarsi con un altro essere umano, che prima che lo freghi è dura, ti dà effettivamente accesso a tantissime soft skill. Bene, e ve ne aggiungo uno anche io, che ho imparato alla fine dopo questo talk show, diciamo, è quello di trovare un vostro metodo, giusto? Si può dire? Trovare il metodo che si confaccia alle vostre caratteristiche. Sì, ma non deve essere il metodo, perdi un sacco di tempo e giochi tutto il giorno come fa Akira, perché poi il qualifier li perdi. Ecco qua, il signor Akira. Va bene, allora io ringrazio i nostri ospiti, Daniele Stizza, psicologo sportivo con un focus sugli sports, ci ha insegnato questo, e Emanuele Di Vella, Revil Veito, che è caster di League of Legends, e ricordiamo il nostro torneo Atleta League, a cui vi invito ad iscrivervi, e grazie al mio rock and roll compagno rock and roll Simone Akira Trimarchi. Tutto perfetto. Tutto perfetto, ho studiato nomi e cognomi. Qui dobbiamo dar del lei. Ecco, bravo. Lui insiste. No, Martina, io no. Tu vedi da del lei. Vi ricordo di seguirci sul nostro canale Twitch Atleta League, ma anche sui nostri social Facebook e Instagram. Ringrazio Simone ancora una volta, Daniele, Revil e soprattutto il nostro Mattia, che tutto vede e tutto tocca. Molto bene, molto bene. Grazie, buonanotte. Ciao ragazzi. Ciao Revil.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un commento o un mi piace e iscriviti al nostro canale YouTube. Non dimenticare di seguirci anche sui nostri social, Facebook, Instagram e Twitch. I link li trovi nella descrizione qui sotto. Ciao!